Ecco alcune scene di una delle lezioni del percorso a scuola di Compost, curato dagli educatori Barbara Pedini e Michele Romani. Questo percorso didattico, che può essere adattato alle scuole primarie e secondarie, è una delle attività informative di Compostiamoci Bene, una campagna ideata e realizzata da Eticare per promuovere una corretta raccolta differenziata dei rifiuti organici e il compostaggio domestico presso i comuni delle Marche. Tutte le informazioni sulla campagna e sul percorso didattico si trovano sul sito www.compostiamocibene.it. Avevamo fatto l'elenco di quello che andava e di quello che non andava nella compostiera. Vi ricordate? Dico due cose al volo. Carta. No, no, poco, poco. Scarti delle pulizie dei vegetali. Avanzi di cucina, sì, cucina. Io voglio mettere la plastica nella compostiera, posso? Porcellini di Sant'Antonio, sì. Spezzettano le verdure perché sono vegetariani. Ogni tanto si mangiano anche tra di loro quando scarseggia il cibo. Per evitarlo io gli do altro cibo da mangiare. E quando crescono cambiano lo scheletro esterno che hanno perché stanno stretti nello scheletro esterno. Lo cambiano, se ne tolgono mezzo, se lo mangiano e se ne ricostruiscono uno più grande. Quando la compostiera avrà iniziato a lavorare, sarà più caldo. Nelle compostiere così grandi, che funzionano bene, 40, 60 può arrivare a 60 gradi. Per tutta il lavoro di tutti i microrganismi che lavorano. In ogni sacchetto devo vedere se c'è scritto compostabile. È vero, perché c'è scritto alcune volte. Quando c'è scritto si può. In questo? No, non si può la plastica. La plastica. Non la vuole. Compost, ma ce l'avevi? Non devo avere mosche e moscerini. Se vanno i topi vicino alla compostiera, vuol dire che ho sbagliato io e che ho messo qualcosa che attirava il topo. Ma ha attirato tutto. Ho preso tutto. Gli stati a me è arrivato proprio davanti a me. Di animale. Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia, forse un popolo, o forse il re di Francia, o un maschiletto che dall'argine si stacca.